Signore e signori, siamo pronti per accogliere con un grande applauso la giudice del terzo raggruppamento, quello dei Terrier, da Montenegro, Chania Retencic. Thank you very much. Ed ecco a voi i migliori Terrier dell'esposizione internazionale canina di Parma, Airedale Terrier, American Staffordshire Terrier, Irish Kerry Blue Terrier, Irish Soft Coated Wigan Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Miniature Bull Terrier, Irish Terrier. Wired Fox Terrier, Manchester Terrier, Bedlington Terrier, Lakeland Terrier, West Highland White Terrier, Scottish Terrier, Jack Russell Terrier, Sealyham Terrier Breeds. Raggruppamento caratterizzato da piccoli cani dal temperamento ardimentoso, estremamente legati al proprietario. Ricordo che tutti i video in diretta streaming su animalnews.tv da lunedì saranno disponibili. Trovate il canale. Dicevamo, caratteristiche di queste razze: una mole contenuta ma grande ardimento. Abbiamo cani selezionati principalmente per la caccia in tana. Razze principalmente provenienti dal Regno Unito. American Staffordshire Terrier. Wire Fox Terrier. Bedlington Terrier. West Highland White Terrier. Thank you.
American Staffordshire, Fox Terrier a pelo ruvido e Bedlington Terrier, una razza non conosciutissima, caratterizzata da questa silhouette molto particolare, scolpita a forbice dai maestri toilettatori. Guardate gli orecchini che vengono lasciati sulla punta delle orecchie a ricordare l'origine gypsy di questa razza. Infatti i zingari della foresta di Rothbury hanno selezionato questa razza incrociando terrier con whippet e piccoli levrieri per dargli velocità oltre che la potenza e la reattività tipica dei terrier. Una pecorella dal cuore impavido, Bedlington Terrier. West Highland White Terrier, Highland e non Highlander come è stato detto in un servizio al telegiornale questa settimana. Le Highland sono gli altopiani della Scozia occidentale, dove questa razza è stata selezionata dal colonnello Malcolm. Derivano da una famiglia di soggetti caratterizzati da questa colorazione. In realtà quello che vediamo è un cane bianco, però geneticamente è un cane fulvo, ma il colore si ferma a livello della cute, per cui noi lo vediamo bianco. Se guardiamo attentamente a livello del dorso è possibile vedere crema. Rimaniamo in Scozia per lo Scottish Terrier, un piccolo carro armato, razza spesso legata ai presidenti degli Stati Uniti. Dixon aveva diversi soggetti di questa razza. Struttura fortissima, molto osso per un cane molto compatto, ma dalla testa elegante, è lo Scottish Terrier. Invito sul podio a premiare insieme alla nostra giudice Sanja Vretenčić, il consigliere del gruppo cinofilo parmense Valeria Bozzani. E siamo quindi pronti per chiamare sul terzo gradino del podio. Adesso facciamo un po' di interrogazione agli espositori. La razza che deriva dai 12 di Poltalloch. Non ci siamo, bisogna studiare. West Highland White Terrier. Secondo posto, abbiamo detto già tutto prima, per cui è come suggerire Bedlington Terrier. Rappresenterà i cani di tipo Terrier al Best in Show finale. Il prototipo Wire Fox Terrier. Ladies and gentlemen, we are ready to introduce you the judge of the fourth group from Finland.